Benvenuti a questa nuova pausa caffè. Oggi vi parlo di Sonos. Ma prima sigla! Aldo Ricci presenta Pausa caffè. Pausa caffè. Girano i dischi di Aldo Ricci. Allora, mi sono arrivate, e nel frattempo ve le scarto, le Sonos Play 3. Le vado a scartare e poi togliamola. Guarda, quando vedo queste buste capisco che nemmeno il CrossFit può fare niente contro questa cosa. Allora, basta, non c'è altro. Cavo e speaker. Mettiamo a posto questo. Mettiamo a posto questo. E la togliamo. Sonos Play 3. Me ne hanno mandato due, quindi potevano sembrare Sonos Play 2, ma sono Sonos Play 3. Vi apro anche l'altra, prendo anche qui il cavo. Tac, ok. Togliamo anche questa scatola. Perfetto, eccole qui. Sonos Play 3. Allora, sono casse Wi-Fi. Sono degli home speaker. Io le utilizzerò, e probabilmente le state già vedendo in questi giorni, nel camper del talent show Master Director. Le utilizzeremo nel camper insieme alla nostra ciurma per avere musica, per montare video e per comunque avere un intrattenimento musicale degno di nota. Non ci sono tanti tasti, non dovete impazzirvi. Ci sono questi tasti qua, che sono due. Il play è quello che vi permette anche di utilizzare, di farle collegare al wifi, al sistema, bla bla bla, e farle interagire tra loro. Qui dietro c'è il cavo l'inserimento della presa, il buco, l'attacco dell'alimentazione, e qua è il cavo di rete, perché volendo potete anche collegarle alla vostra rete. Noi le faremo wireless nel camper. C'è anche l'attacco a vite per metterle con la piantana, perché esiste anche la piantana, quindi potete metterle su una piantana e metterle in verticale, quindi magari le potete mettere vicino al vostro televisore in questo modo qui. Noi nel camper le utilizzeremo, credo, poggiate così, in questo modo. In verticale il suono non cambia assolutamente. Allora, abbiamo in studio il sistema Sonos già da un annetto, anche a casa ho la soundbar, ve la faccio vedere, e in studio abbiamo la stessa soundbar però con il sub, mentre in sala riunione abbiamo la sorella maggiore, aspettate che ve la faccio vedere, questa è la Play 3, in sala riunione abbiamo la Play 5. Come vedete, ovviamente è un po' più grossa, esteticamente identica, non cambia niente. Questa forse è un po' meno spigolosa, è un po' più grande, ma la qualità audio che ho riscontrato con le Sonos, ragazzi, è micidiale. Basso bello pieno corposo, alti chiari e puliti, insomma la qualità è altissima, ad un costo nemmeno tanto elevato, perché per esempio questa Sonos Play 3 costa 299 euro. Voglio dire, non sono prezzi esagerati, soprattutto per quello che fa. È una cosa, con l'applicazione Sonos andate a creare le vostre stanze, ovviamente potete farle partire singole, mandare la stessa canzone su tutti i speaker, comandarle singolarmente, e siccome utilizza il wifi, se vi arriva una chiamata, la musica non si ferma, continua ad andare. Questa è un'altra cosa interessante. Ovviamente potete riprodurre la musica direttamente da Spotify, perché in basso a Spotify gli direte di andare direttamente sulle Sonos. Comunque nei prossimi giorni le vedrete all'opera nel nostro camper, se è già passato le avrete viste all'opera nel nostro camper. Per qualsiasi altra informazione andate su www.nital.it. Ci vediamo alla prossima pausa caffè e fate i brani. Ciao! Pausa caffè con Aldo Ricci.